Ciao a tutti, ciao amici. Oggi vi propongo tre libri firmati Carter Dixon. Come ho già detto, come già saprete, questo autore ha usato diversi pseudonimi: John Dixon Carr, che era il suo nome, Carr Dixon, Roger Fairbairn, eccetera. Oggi ho scelto tre proposte con protagonista Sir Harry Merivale. Questo autore ha scritto tantissimi romanzi con diversi protagonisti, personaggi seriali. Con Sir Harry Merivale ha scritto circa 22 libri, questi sono solo alcuni. Questi io li ho classificati tutti da 4 stelle, a me sono piaciuti tutti, per cui non riuscirei a fare una classifica, ve ne propongo solo qualcuno. Questo è Il mistero dello scheletro, questo. Si tratta di una persona che è morto da circa 20 anni, cadendo dalla terrazza della sua villa. Secondo la polizia è stato un incidente, anche perché l'incidente è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni. E una serie di lettere anonime, tuttavia, fa riaprire il caso. Sir Harry Merivale è un personaggio specializzato nei delitti impossibili, quelli che non sarebbero potuti succedere. Un altro romanzo che vi propongo oggi è questo, Saper morire, che a me è piaciuto tantissimo. Si tratta di una coppia di amanti che apparentemente si sono suicidati buttandosi da una scogliera, poi in realtà si comincia a indagare perché pare che non si sia trattato di un suicidio. Anche qui non vi dico niente perché chiaramente sono dei gialli. Come vedete sono tutti gialli Mondadori, quindi la spesa è abbordabilissima per chiunque. Non sono libri costosi e veramente questo autore vale la pena. Come vi ho detto, ha scritto tantissimi libri. Se vi capita sotto i vari pseudonimi, questo è Così fino al delitto, questo parla di una giovane scrittrice di successo che non è felice di lavorare negli studi cinematografici dove deve lavorare, intanto deve sceneggiare un romanzo poliziesco del sergente giallista Bill Cartwright, che a lei non piace per niente, lo ha sempre detestato, e poi qualcuno comincia a tentare alla sua vita, anche se lei non ha mai avuto nemici. E apparentemente nessuno ce l'ha con lei. Anche questo sembra un delitto impossibile, come tutti gli altri con questo protagonista seriale. Se conoscete questo autore, se vi piace, ci sono altri video dove parlavo anche della biografia dell'autore, eccetera. Vi lascio qui sotto la playlist completa. Poi ne parlerò ancora perché ci sono davvero tanti libri. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.